però è Renzi. Renzi non ha risposto, deluso? No, trovo sorprendente che il Presidente del Consiglio, di fronte a una richiesta di incontro che faccio da un anno e mezzo, e tra l'altro dove avevo prospettato questioni di rilevanza istituzionale importanti, non ritenga non solo di non fare un incontro col sindaco della terza città d'Italia, la città più grande del Mezzogiorno, la città col più alto numero di giovani, la più grande area urbana d'Europa, viene, vedo che insomma, va a fare innanzitutto il forum al mattino, poi va a chiudere la cabina di regia, fa i suoi incontri politici, fa la sua passerella elettorale evidentemente, quindi poi sul merito parleremo nelle ore successive. Mi sembra evidente l'operazione politica che sta mettendo in campo il Presidente del Consiglio. Segnali di apertura sono arrivati, lui ha detto aspettiamo dei magistris a braccia aperte, però è in cabina di regia. Ma la cabina di regia non è un luogo in cui si abbraccia, è un luogo in cui si crea una torbida saldatura tra interesse, tra presunto interesse pubblico e ben individuato interesse privato. Il Presidente del Consiglio non è un rottamatore, come gli ha detto, è il più forte saldatore di interessi assolutamente non trasparenti che si sia visto negli ultimi anni. Quindi noi a Napoli non ci andiamo a sedere in luoghi dove accadono cose che nulla hanno a che fare con l'interesse della città. Ricordatevi che quello che è accaduto in Basilicata, a proposito di Bagnoli, io l'ho detto un anno e mezzo fa, in una conferenza stampa, assumendomi la responsabilità personale, politica, istituzionale e amministrativa di quello che dicevamo. Cioè noi non siamo parolai, non vogliamo lo scontro col Presidente del Consiglio, noi vogliamo il rispetto della Costituzione repubblicana. È un paese un po' curioso, perché sembra che chi rispetta la Costituzione, chi la vuole attuare, chi la vuole difendere, sembra un sovversivo. Invece non ci interroghiamo che chi calpesta la Costituzione, chi la mortifica, chi la violenta a colpi di fiducia e di decreti legge ingiustificati, a mio avviso si chiama eversivo. Però di questo si ribaltano la natura delle cose. Quindi il Presidente del Consiglio, prendo atto che non vuole incontrare il rappresentante della città di Napoli. Non lo vuole incontrare, mi sembra evidente, dovreste chiedere a lui perché. Nella cabina di regia con Anastasi io non ci vado, perché là io, guardate, la mia storia personale che voglio difendere, la storia della nostra amministrazione e la storia delle mani pulite non ci farà mai diventare complice di qualcosa di indecente che si sta vedendo a livello politico e a livello istituzionale. Perciò noi ci teniamo proprio a distanza di quello, un luogo pericoloso. E lei cosa farà oggi? Non hanno voluto nemmeno l'audioregistrazione. Oggi pomeriggio faccio il sindaco di Napoli. Sto qua, in questo bellissimo posto, alla mediateca. Sarà Palazzo con i ragazzi. No? E io ho un programma piuttosto fitto, se lo vuole vedere. Un programma fatto di iniziative pubbliche, di incontri. Sicuramente non sto nella cabina di regia. Sindaco, quando Renzi però dice se si fosse fatto qualcosa non saremmo arrivati a questo punto, lei cosa replica? Questo replico che mai come in questi 5 anni da parte del Comune di Napoli si è fatto tantissimo. E tanto è vero che se il Presidente del Consiglio oggi in qualche modo è costretto a dire finalmente partiamo con la bonifica, vuol dire che qualcuno ha spinto finalmente il governo a fare quello che da 10 anni dovrebbe fare. Chi ha fatto l'ordinanza chi inquina paga? Chi ha messo nelle condizioni il governo di non girarsi più dall'altra parte? Questa amministrazione comunale che ha ordinato a chi inquinato di pagare. E chi è che ha inquinato secondo quell'ordinanza che noi abbiamo fatto e che è stata confermata al Consiglio di Stato? Fintech è una società per azioni. Fintech è una società per azioni, è la società di Cassa Depositi e Prestiti, che quindi è una società del governo, è un grande gruppo di costruttori del nostro paese che è la Cementir. Chi ha fatto la delibera sulla spiaggia pubblica? Abbiamo approvato il piano su Bagnoli, abbiamo rivisto la variante, abbiamo discusso con la città, è un anno e mezzo che abbiamo presentato il piano al Presidente del Consiglio, abbiamo firmato un protocollo, abbiamo rispettato gli impegni. In quel protocollo del 14 agosto 2014 il Presidente del Consiglio doveva fare la bonifica, sono 2 anni che non l'ha fatta, ha fatto un decreto legge perché c'era l'urgenza di nominare un commissario, ci ha messo un anno e mezzo per nominare il commissario. In quel decreto legge c'è un corpo di reato che è una commistione tra presunto interesse pubblico e proprietari dei suoli, interessi privati predeterminati, insomma più di questo il Comune di Napoli che doveva fare? Ha smascherato un'operazione illecita, ha fatto quello che doveva fare, sta resistendo di fronte a un'operazione vergognosa che metterebbe le mani sulla città. Di fronte a questo vediamo il Presidente del Consiglio una cosa deve fare, invece di fare la passerella politica evidentemente per nascondere le primarie del Partito Democratico, dovrebbe cominciare a fare la bonifica. Se lui comincia a fare la bonifica gli scriverò una lettera e gli dirò finalmente
dopo 10 anni hai cominciato a fare le bonifiche, ma non le farà, perché lui ci sta dicendo che a luglio noi andremo a fare il bagno a Bagnoli. Ma è una cosa che noi possiamo credere a questo signore che ci dice che le primarie a Napoli è tutto a posto e quello che sta accadendo in Basilicata è una cosa che si inventano i magistrati come le Olimpiadi? Cioè, possiamo credere a una persona come questa? Io penso che un uomo delle istituzioni come noi, come noi intendo come amministrazione e come me come persona, che all'interno delle istituzioni sente il dovere di denunciare queste cose, dovrebbe essere un bene per il paese. Che loro si fanno le cose nelle loro stanzette, la cabina di regia era una stanzetta tutta preconfezionata. Se non ci fosse stato questo sindaco che li ha smascherati, non ci sarebbe stata la legge cambiata col mille proroghe, con la società di scopo. Questa è una grande battaglia democratica e Renzi la perderà. Renzi deve stare sereno. Lui non metterà le mani sulla città. Fin quando ci sarà questa gente con le mani pulite, Renzi non passerà in modo pacifico. Lo dico pure a quelli che vogliono far passare il sindaco che ha pagato sulla sua pelle per essere uomo delle istituzioni come uno che istiga la violenza. Noi abbiamo mani pulite e mani pacifiche, però abbiamo le mani della Costituzione. La Costituzione si difende sempre, non si gira dall'altra parte. Quindi il Presidente del Consiglio deve sapere che qua le passerelle non hanno alcun valore, perché la gente sa giudicare che cosa ha fatto quest'uomo in questi anni per la cittadina. Com'è che viene adesso? Ah no, era venuto un'altra volta, me ne sono dimenticato, venne come un pipistrello di notte con l'elicottero a trovare Lettieri. Me l'ho scordato. Se dovesse partire la bonifica, andrà alla prossima cabina di regia. La cabina di regia? Non ci vado. Ma perché mi volete far andare in quel posto che è un posto che è meglio starci lontano? State a sentire a me. In quel posto è meglio starci lontano. Ricordatevi che ve l'ho detto prima, un anno e mezzo fa, voi eravate presenti, andatevi a riprendere la mia registrazione. Quella registrazione è una denuncia, non è una riflessione politica. Quella conferenza stampa era una denuncia. E quando ho letto le indagini sulla Basilicata, poi vedo che il Presidente del Consiglio dice che le indagini non vanno a sentenza, e pochi giorni dopo, poche ore dopo è stato smentito perché c'è stata la sentenza sulla Total. Sulla Total si indagava 10 anni fa. Sapete chi stava indagando sulla Total? Un magistrato che si chiamava Harry John Woodcock, che lo stavano fermando alcuni magistrati. E come fu fermata quell'operazione per fermare un magistrato? La fermò la Procura di Catanzaro. Io all'epoca ero pubblico ministero a Catanzaro. Ne conosciamo quelle persone, lo conosciamo quell'ambiente, lo conosciamo quell'ambiente del Partito Democratico. Chi è il segretario nazionale del Partito Democratico? È Renzi. E Renzi dice che a Napoli non è successo niente con le primarie. Tutto a posto. L'euro, quelle scene, tutto a posto. Allora a Napoli c'è un'altra politica. È chiaro che lui viene qua perché cerca di mettere le mani sulla città. Perfetto. Lui fa la sua politica, noi facciamo la nostra politica. Noi diciamo quello che pensiamo, lui dice quello che pensa. Ma non potrà soffocare quello che sta accadendo a Napoli, nelle logiche renziane delle oligarchie del nostro paese liberista, è fuori controllo, cioè loro non le possono più controllare. Lui potrà controllare il suo partito, potrà cercare di mettere la mordacchia ad Emiliano, vedete quanta gente sta incominciando a dire le cose come stanno, sulle trivelle, sul petrolio, sulla Val d'Agri, ma siete mai andati sulla Val d'Agri? Avete visto quello che hanno fatto? Allora in Irpinia non lo devono fare, nell'area Flegrea noi glielo faremo fare, noi glielo faremo fare. Con le battaglie democratiche, con le battaglie popolari, con la difesa della città. Noi li abbiamo visti i film, qua siamo in una mediateca. Tutti noi abbiamo visto Francesco Rosi. Francesco Rosi è arrivato dopo, noi siamo arrivati prima. Quell'ordinanza che inquina paga ha fatto saltare il banco. Perché quando tu ordini allo Stato e al più importante gruppo di costruttori del nostro paese di risarcire un inquinamento clamoroso dei nostri territori, hanno provocato morte. Quelli stanno a guardare, secondo voi? Fintecna è lo Stato, è il governo. Cementir è un gruppo importante del nostro paese, non stanno a guardare. Ad ogni azione corrisponde una reazione, a ogni azione forte corrisponde una reazione forte. Soltanto che noi stiamo resistendo, questo non l'hanno mai messo in conto e la gente sta capendo la partita di Bagnoli. La bonifica devono fare. Oggi il Presidente del Consiglio, vediamo che cosa ci dirà. Lui deve fare una cosa, la bonifica. Anzi, fategli una domanda. Il Presidente, il Sindaco dice, quando cominci la bonifica? Perché loro hanno già comprato il costumino. Lui ci ha detto che a luglio faremo il bagno a Bagnoli. Siccome noi ci crediamo tutti, io sono andato già a comprarmi il costume. Siamo tutti quanti col costume. Aspettiamo solamente che ci dica almeno il giorno, perché così ci prepariamo, mi libero con la gente e andiamo a farci un bagnetto. Grazie a tutti. Grazie, Sindaco.